Qual è il messaggio che lanciamo qua da Sanremo? Innanzitutto è il primo Pride in Italia. Sì, è il primo Pride in Italia e per quanto ne sappiamo è anche il primo Pride d'Europa. E quindi siamo molto fieri di questo. Il primo Pride d'Italia per le ragioni storiche, che ormai molti sanno, ma non tutti. Possiamo ricordarle? Qua 52 anni fa, il 5 aprile del 1972, ci fu la prima manifestazione pubblica del movimento LGBT più europeo. Una quindicina di persone protestò contro un convegno sulla sessualità, dove l'omosessualità era rappresentata come una devianza sessuale. E il messaggio che vogliamo dare oggi è che noi abbiamo ancora tanto da chiedere, dobbiamo ottenere ancora tante cose in Italia che altri paesi in Europa già hanno, e siamo qui per ricordare tutto questo che abbiamo scritto nel nostro manifesto e che molte istituzioni hanno accettato. Infatti dico con orgoglio che abbiamo ottenuto 4 patrocini quest'anno dai comuni della provincia di Imperia. Era uno solo l'anno scorso e 0 2 anni fa per la parata. E quindi c'è un entusiasmo crescente e noi speriamo di averne sempre di più. La vostra lotta politica, quali sono i traguardi che vorreste raggiungere? Cosa chiedete all'Italia? Noi chiediamo all'Italia innanzitutto il matrimonio egualitario, quella che una volta chiamavamo la step child adoption, che è il riconoscimento del figlio del padre, l'adozione tout court, insomma tante altre cose. Comunque dal 72 al 2024 ci sono ancora molte cose che devono cambiare. Dal 72 al 2024 sono cambiate tante cose, è cambiata innanzitutto la nostra visibilità, siamo molto più visibili. C'è molta più accettazione nella popolazione non LGBT, quindi ci sono molti più alleati di quanti ne avessimo 30 anni fa, e questo è super positivo. Si stima che in una manifestazione media del Pride ci siano circa il 50% di persone non LGBT, e quindi questa è già la nostra conquista. E poi abbiamo delle richieste da fare, siccome noi siamo un piccolo Pride, quindi anche le nostre richieste vanno in piccolo. Abbiamo delle richieste da fare alla città di Sanremo e alla provincia di Imperia. Vogliamo più riconoscimento della nostra comunità, delle nostre richieste, vogliamo essere ascoltati. A volte sembra davvero che non esistiamo e questo deve cambiare. Un esempio pratico, abbiamo chiesto che il percorso del Pride fosse tappezzato di bandiere rainbow. Quante ne vedete? Diciamo zero. E se voi andate in altre città, Nizza, Zurigo, anche Milano, vedrete bandiere rainbow ovunque durante la manifestazione del Pride. Perché non da noi? Dicevi 50% non LGBT di coloro che partecipano ai Pride. Per quale motivo così avvicinano? È una stima. Scusate, per quale motivo appunto partecipano? Per una atmosfera di festa? Partecipano perché molte di loro sono, innanzitutto, molte di queste persone sono persone coinvolte, quindi magari non sono loro persone LGBT più, ma sono persone che hanno un figlio, una sorella, un cugino, un nipote, la migliore amica, che appartengono al magnifico mondo LGBT più, ma anche perché la visibilità che abbiamo creato in tutti questi anni ha creato un motivo di accettazione non indifferente. Quindi più siamo visibili, più le persone ci conoscono per quello che siamo, ci accettano, e quindi aumenta l'accettazione di quello che siamo. Laura Miss Beauty qui alla Sanremo Pride, qual è il significato di questa iniziativa? Per me è un orgoglio sempre essere al Pride, perché noi ragazze transgender siamo sempre un po' esclusi anche di questi eventi, e dobbiamo essere presenti perché siamo vivi, dobbiamo essere sempre insieme a tutte queste cause. Vi sentite discriminati ancora? Eh sì, perché io vedo un po' che la nostra classe transgender è sempre un po' esclusa, sia io
ho il titolo da un anno, e è poco locale che fanno andare, no? E fanno gli inviti per andare a portare avanti il nome del concorso, il nome, quello che vogliamo fare, perché una missi non è solo mettere una corona in testa, andare in giro a fare social e dire a tutti che sei una missi, siamo anche una portavoce e dobbiamo anche aiutare le nuove generazioni a come vivere nel mondo, e dobbiamo anche ringraziare alle primis ragazze transgender che hanno potuto fare tutte quelle cose per oggi essere qui e poter andare in giro e tutte quelle cose che abbiamo oggi, è grazie anche a loro del primis. Allora, altra domanda è che quale appello lanci qua da Sanremo e quanto l'Italia a livello europeo o anche mondiale è avanti dal punto di vista della politica LGBT? Per esempio, io sono di origine brasiliana. In Brasile il governo ha fatto adesso, con il governo di sinistra, quello che diciamo che è un accordo tra le imprese e la società, che è dare un percentuale delle vostre lavoratori anche una opportunità delle ragazze transgender di lavorare in queste ditte. Diciamo 1%, 2% di 100 persone non saranno niente, ma 1 e 2 vite già saranno cambiate, giusto? E l'appello che lanci qua da Sanremo? Allora, questo è il primo Pride d'Italia, ci facciamo qua a Sanremo, e per continuare dobbiamo girare tutta l'Italia, tutto il mondo, dobbiamo fare vedere che l'orgoglio è la felicità del mondo. Fare un ringraziamento? Sì, voglio ringraziare anche l'organizzazione del Pride Sanremo di fare queste cose, di essere il primis. Voglio ringraziare l'organizzazione del mio concorso Beauty Trans Italia e ringraziare a tutte le persone che seguono nel mio profilo brasilaura.it nel Instagram. Grazie mille. Assessore, il primo Pride d'Italia, forse quello d'Europa qui a Sanremo, cosa significa per l'amministrazione? Questo è il terzo anno e insomma è iniziato un po' in sordina, ma neanche tanto, perché anche il primo anno c'era tanta gente, l'anno scorso tantissima gente, è stato un Pride tranquillo, senza eccessi, è stata una bellissima festa, come dico io, rispetto assoluto per tutti, perché noi sentiamo oggi musica, colore, eccetera, però dietro tutto questo c'è sicuramente tanto dolore da parte di questi ragazzi, da parte delle loro famiglie, e quindi il rispetto. Oggi è la festa della libertà e io, come nei 2 anni precedenti, sono qua con gioia. Cosa può fare un'amministrazione per tutelare i diritti delle persone LGBT? Allora, noi abbiamo insieme all'assessore, che ne approfitto per salutare e portare il suo saluto, l'assessore Pireri, ai servizi sociali, abbiamo portato in giunta comunale proprio la delibera sulla... Noi abbiamo partecipato alla rete Redi, ci siamo iscritti alla rete Redi e quindi, cioè, noi siamo aperti assolutamente come amministrazione a qualsiasi forma di violenza contro questi ragazzi, ma contro tutto, cioè la violenza di genere, la violenza sulle donne, cioè un'amministrazione che è molto attenta. L'assessore Pireri collabora con il centro antiviolenza e in questo momento, che lei purtroppo non c'è, me ne sto occupando io, quindi vedo quanto lavoro comunque c'è dietro da parte dei nostri uffici, dalle nostre assistenti sociali, dalla dottoressa Donati, cioè è veramente un argomento che è molto sentito. Il PD al Sanremo Pride, che tra l'altro è anche il primo Pride in Italia e in Europa, qual è il messaggio politico? Beh, il messaggio politico è importante, che noi siamo sempre stati presenti perché crediamo, diciamo, di voler supportare con forza diciamo, questa giornata nella difesa di quelli che sono i diritti, quindi siamo assolutamente, come dire, favorevoli e felici di aver partecipato e di aver dato la nostra adesione da subito. Il fatto che ci sia un governo di centrodestra in Italia può essere un impedimento per, diciamo, quello che riguarda i diritti del,
delle coppie LGBT? Ma io voglio proprio sperare di no, anche perché chi pensa di poter normare l'amore, decidere quale amore e quale no, con un decreto sbaglia proprio dal punto di vista del principio. Mi auguro proprio che questo non accada, e nel caso in cui ci fosse qualcuno, il governo in particolare di centrodestra, che volesse toccare i diritti, è chiaro che ci vedrà impegnati in prima linea perché questo non accada, insieme alle associazioni e diciamo tutti coloro che vorranno manifestare in tal senso. Per quanto riguarda le richieste della popolazione LGBT, quindi di vedersi riconoscere la parità del matrimonio come quello tra uomo e donna e il poter adottare figli, cosa ne pensate? Ma noi, come dire, abbiamo già dimostrato di essere assolutamente d'accordo. Un nostro parlamentare che è Alessandro Zan ha fatto, diciamo, una proposta di legge poi affossata dal centrodestra nella scorsa legislatura parlamentare, in cui diciamo aumentava la platea dei diritti. Quindi noi siamo assolutamente, come dire, favorevoli, e in conseguenza lo abbiamo già dimostrato con i fatti. Fulvio Pellegara, la tua presenza qui al Sanremo Pride, che significato ha? Ma la mia presenza qui è l'ennesima presenza dopo tanti anni di Pride. Lo faccio fin dall'inizio, in tempi non sospetti, e ora ci saremo in tanti, anche troppi, ma in realtà, insomma, io ci sono fin dall'inizio. È normale essere qui a sostenere le cause dell'uguaglianza, le cause della piena libertà e della pace tra le persone. Quindi non c'è nessun dubbio sul fatto di esserci o non esserci. Quindi anche se è candidato sindaco per questa edizione, la tua presenza c'è sempre stata? Assolutamente sì, da anni.